ringraziamo di essere qui oggi all'apertura della prima edizione del Festival della Crescita. L'essere umano non si è evoluto alla velocità con la quale si sta evolvendo la tecnologia. Siamo più lenti perché ci facciamo naturalmente delle domande. Ma se non indaghiamo le risposte, sbatteremo contro un muro. Se c'è una cosa che sappiamo del futuro, è l'unica che sappiamo, è che è la conseguenza di quello che facciamo oggi. Io volevo qualcosa che mi servisse subito, non domani, non tra 20 anni. No, fammelo capire adesso. Volevo qualcosa che mi servisse il giorno dopo per segnare un gol in più o per fare bella figura con le fanciulle. Secondo me nessuno conosce il futuro, né dell'educazione né in generale di nessun'altra cosa, ma tutti possono costruirlo. Una volta tanto non affrontiamo i problemi di questo paese, ma proviamo a ragionare sulle soluzioni. Crediamo tantissimo nel concetto di volgarizzazione, lo dico proprio brutalmente, di tutto quello che può diventare quindi conoscenza diffusa. E anche nella difficoltà, nella sofferenza, c'è sempre la voglia di crescere. Io trovo veramente rilevante accendere il fuoco dentro di noi. Oggi viviamo in un'epoca in cui il valore anche economico, è creato dal talento delle persone, dalla capacità di innovazione. Allora, io non ho JPEG, non ho text.txt e non ho nemmeno .ppt. È un microfono. Ho un microfono, però voglio fare una cosa inaudita, non ho mai fatta. Voglio provare a mettere lo zaino. Lo zaino rappresenta in qualche modo qualcuno che sta andando da un posto ad un altro. No? Mi sento scomodo, però è questo che volevo. L'Italia ha bisogno di che il pensiero femminile, il monologo interiore che va nella profondità dell'animo femminile, sia ben raccontato a voce alta e dia un contributo significativo a una crescita felice. Noi intermediamo fiducia. In un festival della crescita, capire quale ruolo centrale che la fiducia ha nel pensare alla crescita ed eventualmente ripensare il modo in cui la crescita è stata studiata, proposta, realizzata.